Quindi non so se lei vuole fare, abbiamo 10 minuti, lo sa, siccome sono tanti giornalisti, non so se tutti faranno domande, però se lei vuole fare una dichiarazione breve e poi diamo spazio subito alle domande. Ma la dichiarazione è evidentemente a seguito del risultato del referendum, una cosa che davo quasi per scontata, c'è sempre il dubbio, no? Dell'ultima ora, ma insomma, evidentemente il Movimento 5 Stelle si conferma a pieno titolo, forza di governo capace di interpretare le necessità degli italiani e, le volontà degli italiani, perché quando si vince grosso modo, diciamo così, con un 70%, credo che si sia confermata proprio questa posizione. Tutto qua per ora. D'accordo, allora do spazio ai giornalisti per le domande. Prego. Allora, ho una prima domanda dall'AGI, Michele Romano, che dice, che chiede, il risultato del Movimento 5 Stelle che si sta profilando è sotto le aspettative? Nessun rimpianto per la mancata alleanza con il centro-sinistra? Io non so se Michele Romano conosce già il risultato, io non lo conosco, quindi non posso stabilire se sia sotto o sopra le aspettative. Il discorso con la sinistra sarebbe stato probabilmente una posizione di buon senso, è la sinistra che non ha voluto discuterne, questo sia chiaro, spero che questo messaggio sia passato in maniera evidente e senza dubbi, perché noi il nostro passo per convenire sul punto comune lo abbiamo fatto. La sinistra voleva comandare senza discutere di nulla e quindi insomma sarebbe stato piuttosto inutile andare oltre. Quindi no, nessun pentimento di alcun genere, ci mancherebbe altro. Peraltro, se si dovesse confermare il dato nazionale, per carità, come parlavo di exit poll, da non discutersi più di tanto, mi riferisco anche in questo caso ad una vaghezza generale che tale è. Ma se dovessero essere solamente le Marche ad essere sconfitte in maniera così marcata, è evidente che il PD era già sottoterra da un bel pezzo. D'accordo, vado con la seconda domanda. Daniele Romagna, Rossini TV, all'attuale stato delle proiezioni, più soddisfazione per il referendum o per il risultato delle regionali? Dall'attuale stato delle proiezioni. Sono costretto a riciclare parte della risposta appena data. Lo stato delle proiezioni, purtroppo, tale è una proiezione basata su una percentuale che offre pochissime occasioni per essere commentata, quindi rimaniamo nella stessa posizione. Sicuramente moltissima soddisfazione per il referendum. Abbiamo una domanda dell'agenzia Dire, Luca Fabbri, che dice: si aspettava questa differenza tra centrodestra e centrosinistra qualora le proiezioni venissero confermate? Non mi meraviglia, non mi meraviglia. I marchigiani hanno praticamente esclusivamente esperienza di sinistra al governo nelle Marche ed è evidente che concentrino tutta la propria delusione sul punire, se così si può dire, le scelte fatte dalla sinistra nei 50 anni addietro. Quindi no, tutto sommato non mi meraviglia. Questo peraltro va anche un po' a sostegno del fatto che qualcuno tenti sempre di attribuire a noi, no? La colpa di una sconfitta che invece così è marcatamente ed esclusivamente della sinistra marchigiana. Poi abbiamo Manolita Scocco di TVRS che sta registrando la videoconferenza e gliel'avevo detto prima, quindi poi lei la ritroverà anche su Nessun YouTube, sui problema, c'è canali della problema. regione, e chiede: pensate almeno per le comunali tipo Macerata di avere un risultato migliore? E lo so, Guardate, lei è collegato alle 18, quindi comunque sulle proiezioni. io purtroppo mi sento un po' in difficoltà perché non vorrei deludervi nelle risposte. Mi dispiace anche rimanere un po' su questa posizione, ma cosa posso dirvi di preciso? Io di Macerata letteralmente al momento non ho alcuna informazione, quindi delle comunali su Macerata non ho veramente neanche un'idea di quale siano le percentuali in gioco. Quindi trovo estremamente difficile, anzi trovo sostanzialmente impossibile rispondervi. Non, ripeto, mi spiace deludervi, ma così è. D'accordo, noi dobbiamo chiudere, salutarla e ringraziarla della sua disponibilità.
Grazie a voi, grazie a voi per la disponibilità. Buonasera. Buonasera, saluti a tutti.